impatto sulla salute nelle aree che si trovano in prossimità di impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Questo è il tema al centro del workshop che si è svolto a Roma, nel corso del quale sono stati presentati anche gli esiti di uno studio epidemiologico che ha riguardato le popolazioni residenti in prossimità dell'impianto AISA di Sanzeno, in provincia di Arezzo. Abbiamo fatto uno studio analizzando i dati di mortalità dell'Istat dal 1980 al 2013 e ci siamo concentrati soprattutto nel primo anno di vita, perché questi sono elementi, molto legati all'inquinamento, ma anche altre. Ovviamente le cause della mortalità infantile sono notevolissime, no? Ce ne sono decine e decine, è un evento molto raro. Beh, nel corso degli anni sono molto diminuite ovviamente. A Civitella Valdichiana dal 2006 al 2013 non c'è stato nessun morto nel primo anno di vita, e comunque i dati relativi sia al comune di Arezzo, quindi quello più vicino a San Zanzeno, dimostrano che gli andamenti sono molto negativi. L'unica parola d'ordine è monitoraggio continuo. Ho auspicato nell'ambito di questo convegno di proseguire con le misure per garantirci anche in futuro dell'assenza di correlazione tra le emissioni o come tra un sistema ambientale che vede presente anche l'impianto di Sanzeno e la salute dei cittadini. Per adesso siamo tranquilli, questo impianto in questo momento non sta producendo e non ha prodotto negli anni passati alcun tipo di modificazione nociva per i cittadini. Avere queste conferme a questi livelli ci consente anche per quello che è il nostro personale interno di essere molto soddisfatti.